Ciao a tutti, sono il pastore Chris della Chiesa Evangelica di Vicenza e davanti a questa meravigliosa porta del castello di Monselice in provincia di Padova vorrei condividere con voi alcuni versetti, una situazione un po' particolare nella quale Gesù è con Nicodemo, un dottore della legge. Diciamo la seconda parte di questo dialogo personale, a tu per tu tra Gesù e Nicodemo. Nella prima parte Gesù parla delle cose terrene, che è la nuova nascita attraverso appunto una rinascita spirituale, un uscire dalle proprie tombe, delle tombe spirituali nelle quali noi siamo, perché l'essere umano nasce morto, spiritualmente lontano da Dio. Quindi tornando a Dio stesso, lasciandosi guidare da Lui, accogliendo Gesù nel proprio cuore, riconoscendolo come il Cristo, il Figlio del Dio vivente, allora il Padre soffia su di noi lo Spirito che ci permette di divenire nuove creature, nascere, risorgere spiritualmente. Questo appunto Gesù le definisce le cose terrene e dice a Nicodemo: ma se non capite le cose terrene, voi che dovreste essere i primi a capirle, voi religiosi che dovreste essere i primi a capirle, quando vi parlerò delle cose celesti, come farete a capirle? E allora Gesù comunque gli parla delle cose celesti, sia a Nicodemo sia a tutti quanti noi. E dice un qualcosa di molto interessante, qualcosa che si riferisce a ciò che è stato vissuto dal popolo di Israele insieme a Mosè nel deserto, un'esperienza un po' particolare. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Ecco, questo evento nel deserto con Mosè, il serpente di bronzo, è molto particolare perché appunto Gesù ripete e legge e cita la scrittura a chi la scrittura la conosce a menadito, possiamo dire. E questa esperienza nel deserto è molto importante, vale a dire dopo quasi 40 anni di viaggio a piedi del popolo di Israele che è uscito dalla schiavitù del paese d'Egitto verso la terra promessa da Dio stesso, ha camminato tanto, ne ha vissute tante, aveva fame, il Signore gli ha fatto scendere dal cielo la manna, aveva fame di carne, il Signore gli ha fatto piovere, tra virgolette, le quaglie, aveva sete perché nel deserto chiaramente si ha molta sete, un luogo arido veramente, attraverso il bastone di Mosè piantato nella roccia è uscita acqua che ha potuto dissetare il popolo. E a un certo punto il popolo stanco dal viaggio ha visto addirittura un allungare questo stesso viaggio, perché il Signore ha indicato a Mosè di fare un giro più lungo, di non passare attraverso Edom, perché gli Edomiti erano una popolazione guerrafondaia, insomma, non molto tranquilla. E allora il Signore, per amore del suo popolo, vuole far passare appunto il popolo lontano da ogni possibile problema. Ma il popolo si lamenta: ma come? Tu e il tuo Dio, no? In riferimento a Mosè, ci avete fatto uscire dal paese d'Egitto per farci morire in questo deserto, e hanno cominciato a maledire, a dire cose che non vanno. Allora il Signore che cosa ha fatto? Ha mandato serpenti ardenti e chiunque veniva morso da questi serpenti, allora moriva, si ammalava e moriva. E allora il popolo, una volta morso da questo serpente, dice a Mosè: ti chiediamo scusa al Signore, non dovevamo affatto far questo, intercedi per noi presso Dio. Allora Mosè prega il Signore gli dice: Mosè, costruisci un serpente di bronzo, mettilo su un'asta, innalzalo e chiunque guarderà questo serpente sarà istantaneamente guarito. E Mosè fa così e dice: guardate a questo serpente di bronzo. Tutti guardavano al serpente di bronzo e chi era stato morso guariva istantaneamente. E Gesù dice: così
come è successo con questo serpente di bronzo, avverrà con il figlio dell'uomo, cioè con lui stesso, con Gesù stesso, perché Gesù è stato innalzato sulla croce, con il suo sacrificio ha permesso la nostra libertà e chiunque guarderà a lui, punterà lo sguardo su di lui, lo accoglierà nel proprio cuore, allora anch'egli verrà liberato da questa malattia mortale che è il peccato e la sua conseguenza che è la morte. Quindi per fede il Signore Gesù bussa alla porta del tuo cuore, apri a Gesù, fai comunione con Lui e otterrai la salvezza, otterrai la vita eterna. Perché? Poiché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigento figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Poiché Dio non ha mandato il suo figlio per condannare il mondo, ma affinché il mondo possa essere salvato per mezzo di Lui. Soli Deo Gloria. Amen.